Napoli è mille colore. Napoli è mille paure. Napoli è voce e creatura. Cassaia, chiano, chiana. E tu sai che non sei sola. Napoli è un sole amare. Napoli è a tu rimane. Napoli è una carta sporca e nessuna sa ne porta e ognuno aspetta ciò. Napoli è una capomanata, niente vita mi è salata. Napoli è tutto un suono, e ha saputo tutto il mondo, ma non sa l'amore. Napoli è mille colore, mille paure, Napoli è un sole amare, Napoli è donna, Napoli è una carta sporca, nessuno sa un Napoli è una camminata, che Napoli è tutto un sogno, e ha saputo tutto il mondo. Napoli è mille colori, Napoli è mille paure. Napoli sa tutto il mondo, ma non sa la verità. Buonasera, buonasera. Guardate, io in queste dirette che sto facendo da un po' di giorni a questa parte, quando siamo costretti a stare chiusa in da casa, oramai da quasi 2 mesi, ha evitato, accuratamente evitato, e mi piglia sti Jaguel, che vuol dire Jaguel, e poi quello che sto sentendo tutti i giorni dentro di Napoli. Madonna mia, che si stanno filando i tisci, mamma mia. Permettetemi un solo momento, vorrei rivolgermi direttamente a quella gente che te narice da quella a Napoli tutti i momenti. Sentitemi un poco, facetemi un piacere. Ma non parlate in Napoli quando non sapete niente. È una cosa vergognosa. È tutti i giorni. Pare che ce l'hanno con noi, veramente. Ha gevitato, io ve l'ho detto, perché non mi piace, fa sti burdelli, ha gevitato di parlare fino a mo', perché mi pareva inutile rispondere a tutto quello che oramai si è abituata a sentire dire da più in un secolo e mezzo, da quando l'Italia è stata unita,
purificata. Ma sarebbe più giusto dire da quando il regno di Napoli è stato saccheggiato e dominato, perché non si poteva accettare che in Europa era una potenza sotto tutti i punti di vista, da quella economica a quella culturale, a quella scientifica e quella industriale. Vabbè, ma chi ste nato discorso, un giorno lo affronteremo. Mi sembrava stupido, stupido e mi fa dire rispondere a questa raffica di denigrazione, provocazione nei confronti della mia città da parte di quegli opinionisti, giornalisti, professori di medicina, sociologi, storici, politicanti, che quasi ogni giorno dalle reti nazionali non fanno nada che cercare, pur a non esiste proprio qualcosa che può arrivare da una conferma a chi gli classici luoghi comuni con i quali hanno pittato come una caricatura da più di mezzo secolo la nostra città. Oh, basta. Basta, sì. Scialaggio con tutti quanti loro. Oh, a cominciare a chi illumetico, professore barone milanese, che non può accettare che da una squadra di medici napoletana e da una struttura napoletana considerata da tutto il mondo come un'eccellenza, qualche settimana fa sia partita una speranza di cura. E che diceva, o professore milanese, con un odio saccente e superficiale, sminuì e offendeva in diretta televisiva che lumiere che napoletana che stavo là, ma no con mais per vanità, no, stavo là per illustrare in diretta la speranza sua e di tutti noi, cercando collaborazione e da gran signore. E guardate, caricetto principe napoletano, signori si nasce. Lo lascio sciorinare, parole offensive, denigratorie, senza neanche risponderle che soddisfazione. Non poteva fare di meglio il nostro medico napoletano, mettendo in evidenza con quel suo silenzio la presunzione, l'arroganza, la supponenza di chi si sente potente. Barone, e ce l'ha pure con quella giornalista, che la carina un programma rosone, che dicette, dicette che la non diffusione del virus così alta a Napoli era giustificata dal fatto che noi napoletani siamo sfaticati. Non siamo gente ligia al dovere. E tutti i napoletani si ingazzano. Ma come siete cattivi e malpensanti voi napoletani? Sembra fare le vittime a pensare che qualcuno ce l'abbia con voi. Forse che la giornalista voleva fare solo un complimento a Napoli, ai napoletani, e voi non l'avete capito, oh, malpensanti di napoletano. Tutti i soliti difensori del sud, i provinciali, patetici e ignoranti, le danno addosso. Ma perché? Non è così. Aveva ragione che la giornalista mica voleva offendere noi napoletani. Ma vi spiego perché non vi volevo offendere. Non ci volevo offendere. Il laggio sembra che lavorare fa male,
A Napoli il verbo lavorare si traduce con il verbo faticare. Abbassa la qualità della vita. Ma mai nessuno l'ha capito. Che la giornalista l'ha capito. Il la zebrit. La qualità della vita si misura in altro. No, la fatica. Napoli, per esempio, con questo tipo di indicatori che si usano per misurare la qualità della vita, che fanno riferimento alla lavoro, al consumo, alla fatica per accumulare, dovrebbe essere tagliata fuori. Noi abbiamo altra storia, noi abbiamo radici nell'antica Grecia. Per noi l'otium è uno stile di vita. Ria, dici la verità, non ha niente di fazzo. Noi non siamo ligi, nessuno di noi lavora. La verità è che non abbiamo tempo per faticare. O tempo nostro è diverso, non è o tempo la fatica, che lo tempo contratto. Che pare che sembra poco, o tempo nostro è dilatato. A Napoli non ci stanno tempi uguali per tutti, come di una fabbrica. No, no, Napoli è una città. È una città, non è una fabbrica. A Napoli esistono tanti diversi tempi personali quando si mangia napoletana. Noi non faticammo mai, ma perché ci accordo da me poche niente, non ce la mandiamo mai, no, non siamo mai insoddisfatti. Amiamo cantare, mangiare la pizza, ballare la tarantella, perdono tempo fuori bar, rumim più assai durante il giorno perché notte facciamo amore vicino al mare, ci accontentiamo di poco. Una camminata sul lungomare ci fa godere per tutto il giorno. Però un vizio trim, sì, ci piace cucinare. Un ragù, un bagnottiel, due spaghettiel con i vongoli, con il pertiel, trippa capumarolo per i hummus, o cuzzutiella rubata a rumena che a mattina rinda cucina senza ci fa vedere a mamma. E non vi ricreterà zogna e pepa, sfugliatelli, o caffè. Un caffè, per noi un caffè non è una semplice bevanda calda che ci deve dare energia, no, no, è uno stimolo alla socializzazione e ci diamo il tempo che ci vuole per berlo, e mai da soli, mai, mica ci bevimmi presse per po' fuì e di affaticare. Forse aveva ragione quella giornalista, forse voleva dire che questo virus è un virus che colpisce il consumo, è il consumismo sfrenato, colpisce di più dove ci si sposta da un posto all'altro, forse voleva criticare la società contemporanea, quella voluta dal capitalismo, la frenesia di chi deve produrre, produrre, correre, produrre, quella frenesia che sta distruggendo il mondo intero. Quella frenesia che è impostata come modello nella società globalizzata del capitalismo, direbbe qualche studioso sociologo. Forse voleva dire che bisognerebbe in futuro avere Napoli come modello di riferimento per vivere meglio. E i soliti neobordoni. Sudisti con la mente e con il cuore speculari a chi lo partito Nord che ultimamente fa finta di essere un partito di tutti gli italiani non hanno capito il complimento.
Vediamo la pazziava e cavolo fa solo con una rasata, ne puoi immaginare, perché si può pensare, che si può pensare a quella giornalista, a quella da giornalista, che la meravigliata, meravigliata, meravigliata. Che nei media internazionali sia Napoli la città indicata come quella che partorisce un'eccellenza nel campo ospedaliero. Che fai? Che fai? Se non ti vuoi gazzare o non ti vuoi mettere a chiacchierare, non ti rimane che ridere. Perché a te deve a ridere, eh? Diciamo la verità, eh? A me sì, e che ci fa? E che c'è qua, pure si pensa che la taggo, che la da giornalista, ma chi è? Ma chi l'ha vista mai? Ma arrostevo prima, e tanto con maestro, prima arrostevo prima che scoppiava questa emergenza. Pensateci pure, pensateci pure, sono cresciuto fuori tanti giornalisti sconosciuti, che prima forse tenevano a scarfe i seggi perché non sapevano che lei voleva fare. A chi mi riferisco? Mi riferisco a quella giornalista che si sente sfortunata. Sfortunata perché il suo candido sguardo nordico si perde in un vomero deserto e non può dire in diretta che a Napoli c'è tanta gente che non rispetta le regole. Ma Ma voi, quelli che dicono di essere uomini di cultura, la vita mai sudduta. Per esempio, quello storico dell'arte showman politico, provocatore, arrogante e presuntuoso, quel detentore della verità assoluta, quello che nessuno può contraddire se no ti vomita in faccia insulti e parolacce come un pazzo. Capite chi parla, eh? Che ci ricorda in diretta che i napoletani, con quell'aria prosopopea, i napoletani sono famosi per non il rispetto delle regole. È la scrittrice che con nome il più bravo pittore modigliano. Dice che a Milano sono increduli a Milano, voi avete capito? Sono increduli perché non si spiegano, dice la scrittrice, come mai il Covid-19 sia toccato a loro e non a noi napoletani. Ma come si fa? Nessuno però dice e sottolinea che a Napoli un sindaco pazzo, folle, ormai più da due mesi, un poco prima che succedeva tutto questo bordello, senza che ci fosse nessun caso di contagio a Napoli, chiuretto tutte cose, scuole, tutto quanto all'orangolo, perché dice scuola? Questo sono furtetto proprio chiuretto di scuola, prima di tutto qua. Prima pure della grande regione Lombardia, nessuno dice pure che, se non per prenderli in giro, che teniamo un governatore sceriffo che ci ha chiusato tutto quanto, rinda a casa, minacciandoci l'intervento e lanciafiamme se ci metti in bassino. Niente, o sfottere, o venire a caricaturgo per internet, come pure rinda televisione. Guarò, e andando a Milano, qualche amministratore geniale, geniale. Ha pensato bene e via un po' di contagiate che pare che non sono contagiate e di mandare in dei casi di riposo gli anziani. Ma se sono contagiate e purtroppo sono morte centinaia e centinaia di poveri vecchietti. E i giornalisti italiani,
fanno? Sembrano quasi che sminuiscono questa grave scelta politica, dicendo che è una cosa che succede dovunque e che non è solo un caso della Lombardia, facendoci vedere a supporto di questa tesi che qualche caso, facendoci vedere qualche caso di maltrattamento di anziani in qualche casa di riposo del sud, che non ci azzecca niente. Niente con quello che è successo l'angolo, mamma mia, povera gente. È sempre un governatore che la regione Lombardia, che la regione Nord, che una settimana fa voleva chiudere tutto cose e non fare uscire nessuno, e non gli stava bene neanche che si aprissero le librerie. Bene, bravo, bravo. Peccato poca, bella e buona, da New York a Nata, e non si capisce perché, ma vuole aprire tutto cosa, a rischio e a pericolo della gente, in nome di cosa? In nome dell'economia, e forse cama nell'industria che comanda tutto. Anche e soprattutto le scelte politiche sulla pelle della povera gente, come ha sempre fatto. Allora fa buona, io non ero d'accordo, ma allora già pensavo che fa buona, io non lo sopportavo, ma allora già pensavo che è uno buono, mamma mia, quando vengo mi sarà rovutato tutte cose, però già pensavo che fa buona, o governatore della regione mia, quando dice io chiudo i confini. Li chiudo perché il popolo campano sta facendo enormi sacrifici e sta rispettando le regole e non accetto che per colpa di scelte scellerate qualcuno vuole mettere non solo la sua regione ad un rischio più alto, ma tutta Italia. Brava, chi stronzo, governatore della regione mia. Mo' basta però, giornalisti, smettetela. Veramente non se ne può più. Dicite cose come stanno. Mo'. Ah già, dice la verità. Non ci volesse proprio un maestro teatro napoletano. Oh, adunavi di chi è? Edoardo. O chi lo pernacchio suo, come solo esso sapeva fa, che lo subito facesse sta zitti e mettesse apposta tutto quanto. Che le diciamo, Dupernacchia, sonoro, come hanno cantato Fratelli d'Italia fuori il balcone, un bel Dupernacchia, sonoro, che parta Napoli e si espande in tutta Italia. Ah, che meraviglia! Io non volevo parlare, mi volevo fare fatto mio, mi volevo dedicare solo alla bellezza, all'arte, alla storia di Napoli, alla poesia, al tango, alla pastiera, alle leggende che ci sono intorno alla pastiera, quelle inventate e quelle che si tramandano da generazioni, ma sempre belle. E poi mi volevo divertire con i commenti di chi pensa di saperne di più su cose che non c'è nulla da sapere di più o di meno, e che si affogavano come se fossero le questioni più importanti del mondo. Ah, non volevo rispondere a queste bassezze, ma mi sono sentito quasi in dovere di farlo. Perché? Perché? Perché vedete, io voglio. O non voglio, ma parlo seriamente, nel momento in cui indosso questa maschera, vedete, sta faccia nera, quella che mi pare una pazziella, ma non è così, caccia fa. Da quel momento in poi mi assumo una certa responsabilità, che non è poco, la responsabilità di essere. Dal momento che ce l'ho in faccia e per tutta la durata che questa maschera con moglie la faccia mia, mi assumo la responsabilità di essere uno degli stereotipi più importanti di questa città.
Forse lo stereotipo degli stereotipi. Non è una pazienza. Quello stereotipo che rappresenta un carattere vero di Napoli, l'anarchia, la libertà, il non rispetto delle regole, il servitore sciocco, il furbo che però ama la vita, sa vivere e sa morire e rinascere ogni volta mettendoci la faccia, che sta lì. Che è sempre stessa da secoli, da secoli. Sì, che sta mezza sola nera, dicevo, mastro di Adra Napoli, rappresenta il napoletano, rappresenta Napoli. Sta maschera, vi ricordo che è antica, molto antica, e ne ha visto cose. E ha sentito parole in tutte le lingue del mondo. La nascita di questa maschera si è persa nella memoria tanti antichi. Eppure si song e mi sento profondamente napoletana. Qua maschera e pulcinella in faccia, io mi sento principalmente un cittadino del mondo. Di un mondo senza confini, dove non c'è alcuna distinzione di etnie, razzi, dove non esiste il nord, il sud, l'est e l'ovest romano. Mi sento di rappresentare la mia utopia, un mondo senza confini. Vi voglio ricordare che la Pulcinella è la maschera più diffusa nel mondo. È stata esportata in tantissimi paesi. Chi se va a dire lui che è una cosarella di paese, che è una cosarella di quartiere? Oh, in Gran Bretagna, dove si è trasformata in Mr. Punch, in Francia la si chiama Pulcinella, in Russia la si chiama Petrusca, in Spagna Don Cristobal, in Olanda la si chiama Ponco, e in Germania lo chiamano Kaspar, Kaspar. Forse è vero, forse sono maleducati, non rispetto le regole. Ma quelle che sento ingiusto non rispetto e che sono imposte per forza perché sono anarchico come la mia città, perché la mia mente e il mio spirito sono liberi, liberi come la mia città. Quindi basta, basta. Ma non mi potevo stare zitto, no, io sono Pulcinella come se fosse a bandierina. Basta con questa narrazione del napoletano irresponsabile, non se ne può più. Oh, basta. La verità vera è che da quando è cominciata questa emergenza, da est ad ovest della città, non c'è assolutamente nessun assembramento, come ci vogliono far credere. Solo strade terribilmente vuote, vuol dire una volta, terribilmente, data volta, terribilmente vuote. Pochissime auto, una città pulitissima come non l'ha mai visto, ordinata, responsabile. La verità vera è che abbiamo un ospedale citato nei più importanti giornali del mondo come una grande eccellenza, dove si sono iniziate a sperimentare cure per questo terribile virus, riconosciute da tutta la comunità scientifica internazionale, tranne Achille Professore di Milano, supponente, e dove in questa eccellenza non c'è alcun infettato tra medici, infermieri ed operatori sanitari. La verità vera è che siamo anarchici, ma nel senso più importante e puro del termine. Sappiamo al momento giusto autogovernarci.
come nelle migliori comunità anarchiche ed essere responsabili. La responsabilità del popolo napoletano si vede nella solidarietà, quella vera, non in quelle narrazioni che sto assistendo. Che sto assistendo, non viene mai, in quelle narrazioni non viene mai raccontata la vera grande solidarietà che si sta diffondendo a macchiato nella città. No, non mi riferisco al cesto folcloropanare, folcloristico calato dal balcone con poche spese. Chi ce l'ha lo mette, chi lo vede se lo prende. No, è una cosa romantica. Romantica, è una cosa che fa colore, ma che rappresenta un altro luogo comune. Più per denigrarci, lo fanno vedere, che per elogiarci. Eh sì, la fantasia del napoletano, l'arte di arrangiarsi, il napoletano buono, ma poco serve. No, no, non è così. È quello che ci fanno vedere il giornale. Non ci fanno vedere la solidarietà vera. Cagliaccio vista, c'è quasi che mano di interi quartieri dove la gente si è auto-organizzata. Parlo di quei quartieri dove ognuno con sacrificio mette a disposizione qualcosa per aiutare chi non può andare avanti e dove ci si organizza scientificamente tra gli abitanti del quartiere per la distribuzione dei generi necessari, come gli alimenti, come gli igienici, con prodotti donati spontaneamente da altre famiglie. E ogni giorno sono centinaia le famiglie che donano e le famiglie che vanno a prendere, le famiglie aiutate ad andare avanti. In tanti quartieri di Napoli si sta espandendo questa organizzazione autogovernata. Avete capito? Avete capito che stanno parlando? Ci fanno vedere un panarino, E come si organizzano? Si organizzano senza l'aiuto dello Stato, nei negozi chiusi e aperto solo per l'occorrenza, per dare un supporto a queste iniziative come centri di raccolta e di distribuzione, con il rispetto totale di tutte le misure per prevenire il contagio da parte dei volontari che organizzano e dei cittadini che donano o che usufruiscono del servizio. E chi se ne vede? Che faccia ridere quando a Napoli è stato inaugurato il primo ospedale Covid, il Loreto, tutto dedicato al virus. C'erano un governatore e il direttore generale dell'ASL di competenza. Avete visto voi i servizi televisivi che raccontavano di questa cosa, dibattiti, opinionisti che elogiavano quel momento importante per la città? Neanche io, immagini. E poi per l'ospedale del mare. A Napoli è partito un filmato, un po' assurdo, di una colonna di tir e la gente che applaudiva fuori al balcone salutando questi tir come se fossero i salvatori. Ricordavano che i film erano Power quando arrivai in America. Questo faceva notizie, sì, l'hanno fatto girare questa immagine, poi non se ne è parlato di più. Perché l'hanno fatto girare? Perché la
ditta forse era di Padova, e il popolo che applaudiva faceva colore. A Milano, per l'inaugurazione di una parte infinitesimale di un nuovo ospedale, hanno organizzato una conferenza stampa in pompa magna con 300 giornalisti, e se ne parla a goro come se avessero fatto un miracolo. Mamma mia, non se ne può più, non se ne può più. Napoli, signori miei, ascoltatemi bene, Napoli sta dimostrando un senso di responsabilità veramente esemplare, senza fare troppo bordello, e questa cosa andrebbe detta, andrebbe urlata, è veramente esagerato come ci stanno rappresentando, e lo trovo anche un poco vergognoso, devo dire. E ovvero, a Napoli non tenemmo industria, non tenemmo mezzi, ma tenemmo medici straordinari, che senza strumenti forse fanno meglio i geni milanese, sì, diciamolo, e forse magari pure chi ci governa, meglio chi governa Lombardia, e diciamolo, la prima cittadina della mia città, per esempio, si può essere politicamente contro o politicamente pro, ma non si può dire che non abbia risposto in modo adeguato ed elegante a queste provocazioni. Offeso da questa denigrazione che si sta operando sistematicamente verso la nostra città, ha risposto educatamente a queste offese. Pure come lui, sono napoletano, sono nato rindogoro, per meglio dire, rindoventre, e questa città, e a quando era piccirillo, pure io, Marittis, sono stata abituata a guardare più lontano una smicchia. A tuo sguardo non arriva là, verso l'infinito, sono abituata a guardare a non ci stanno confini, barriere, limite, nemmeno rindogor. Puri come is, voglio bene assai Napoli, voglio bene assai un popolo di Napoli, voglio bene pure che le cose che non mi piacciono la città è dei napoletani, perché è così, Napoli è bella perché è così. Ricetta così, ricetta così, Napoli è una città di contrasti, è inferno e paradiso. Anarchia, ed è una città assetata di giustizia allo stesso tempo. Ricetta così, ricetta finta che Napoli è come a me. È un popolo che fa pochi regali, ma tiene una potente capacità di autogovernarsi. Neanche a me con mais appartiene, tengo a precisare, neanche a me con mais appartiene a difesa a prescindere della mia terra. Figuriamoci, io non mi supporto proprio a chi di là, a qualsiasi cosa, nel bene e nel male, dicono che sia stata fatta a Napoli, ora in napoletana, è sempre una cosa buona e giusta, no, no, no. Ma quando ce l'ho, tanti volte, specie quando sono senza maschera, che mortificazione, come mi sento male al nord. E nessuno sa chi sono veramente, e non tirato proprio al nord quando sono fuori da Napoli, quando pensano di farti un complimento. Sapete che dicono? Forse è capitato pure a voi, amici miei napoletani. Dicono: non sembri un napoletano, meravigliandosi che sei fuori da ogni luogo comune che allora te ne hanno stampato in capo. Avete capito? Avete capito? Questo è l'emblema, se volete anche gentile, dice tu, prima cittadina mia, e sono d'accordo con isso, è l'emblema gentile del pregiudizio nei confronti della nostra terra.
è l'ignoranza che c'è, come anche cattiva fede, perché in quel momento ti sta offendendo. A noi non appartiene giudicare, a noi ci tocca comprendere, capire, mettersi nei panni degli altri. Anche io, come quella voce autorevole che ha pronunciato queste parole, voglio oggi sentirmi milanese, bergamasco, bresciano, piemontese, lombardo, veneto, italiano, perché prima di essere napoletano, Policinella è un cittadino del mondo. E anche io, come quella voce, lo dico da napoletano verano. E che si inzonghi in un napoletano vorace, volesse vedere chi è, chi mette Napoli prima di tutto, ma non soprattutto a prescindere. Napoli è una città complessa, signore. Napoli è ovvero, come disse, è più simile a Betlemme che a Berlino. Napoli è europea. Neanche araba. Napoli è fatta di vico, piazzette, rione, che putè uno vicino a un'altra, e tantissima gente che vive per dire vasce, in cui c'è la storia della nostra città, ma ha conosciuto la città, l'urbanistica, la forma della città, i quartieri della nostra città. Ma tu mai visto Napoli in danni urna di vita normale prima di questa emergenza? Prima di pubblicare le fotografie con quattro altri che camminano. Napoli è un abbraccio. Sembra street, un'ingollanata. Non è facile, per carità, mandare quella che ci indicano come distanza sociale, dove non c'è spazio, non è facile, eppure che le persone ci provano e ci riescono, a Napoli si è fisicamente distanti, ma si è uniti. E non è retorica, si è uniti, ma nella realtà di un forte abbraccio di solidarietà, avete capito? Al netto di qualche imbecille, chiaramente, che staziona anche dalle nostre parti, come in tutte le parti del paese. Ma se questi imbecilli accade altrove, nessuno si sogna di dire, forse nemmeno di pensare che la condotta di un popolo invece si usa da parte, non di tutti, ma di tanti, si usa a dire: guardate i napoletani come vivono, uno addosso all'altro, come se fossimo una virrazza dannata, dicendo così. Io non lo so quando morirò, se morirò, perché dicono da Pulcinella non muoro mai. Dicono che quando muoro torna a nascere un'altra volta. Saccio solo che ho sempre vissuto libero, libero. E quindi lasciatemi finire libero la mia vita. Quando Sarraggio morto, voglio che questo si dice me. Pulcinella non ha mai fatto parte di nessuna scuola, di nessuna chiesa, di nessuna istituzione, di nessun partito politico, di nessuna accademia, che meno si dica di nessun sistema. L'unica cosa a cui è appartenuto Pulcinella è stata libertà. E stammi a casa e aspettammo che passa sta tarantella. Thank you.
Napoli è mille colore. Napoli è mille paure. Napoli è voce e creatura. Cassaia, chiano, e tu sai che non sei sola. Napoli non solo mare. Napoli a tu rimane. Napoli è una carta sporca e nessuno se ne porta e ognuno aspetta giorno. Napoli è una camminata, niente vita mi è salata. Napoli è tutto un sole, è a sabato tutto mondo, ma non sa la Napoli è mille colore, Napoli è mille amore, Napoli è solo una mare, Napoli è una carta sporca, e nessuno ne sa un mondo, Napoli è una camminata, Napoli è tutto un sogno, e a farlo tutto un mondo. Napoli è mia cura, Napoli è mia paura, Napoli è il mio sogno.